Buonasera, buonasera cari amici e benvenuti. Ciao Coredlast, Basgio, Tommy, Detona Papere, Fuzmeffa, Senegi, Robert, grazie mille a Tech, grazie mille a Gnateo, grazie mille cari ragazzi, benvenuti. Allora, dobbiamo fare una bella live, voglio fare una bella live. Oggi anticipiamo, invece alle 18 siamo partiti, insomma, come potete vedere alle 17, perché stasera sono ospite molto piacevolmente di una radio toscana di Firenze per insomma parlare chiaramente anche del nostro mondo, e quindi si vola. Ciao Cleveland, signor K, Graxi, Oba, Lollo, Etto, buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Allora, boys, siamo, penso abbastanza altini. Sì, ridiamo e scherziamo, mancano 2 settimane da Zelda, 15 giorni per la precisione. Oh, la promo che si è lanciato ieri durante la PTC su YouTube è veramente bomba, eh? Quindi, se volete prenderlo di lì, dateci duro. Ciao Alien, ammetto che per la soundtrack di Zelda avevo il pipo duro. Vabbè, noi ce lo giocheremo, e questa settimana non siamo ancora riusciti a fare nemmeno una volta Breath of the Wild, domani ce la faremo, e bisognerà anche insomma dare una bella botta nelle 2 settimane che ci mancano. Però insomma, multiplayer stamani, oggi Axo, la nostra consueta live, la PTC ieri, sono settimanine abbastanza. Ciao TT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 
Allora, ciao Cassi, grazie mille per il regalato che fa partire l'hype train. Complimenti per il lavoro portato ieri su YouTube con la PTC. Grazie mille Robert, grazie mille veramente. Mi aspettavo un po' più di gente, devo essere onesto. Però evidentemente, insomma, sono riflessioni che poi faremo a fine PTC sul format proprio. Evidentemente è un format che sta invecchiando, è palese. Renkas, grazie mille che regali un abbonamento a TTTTTTTT. Gino, Gino di Chioppe, che era meglio Gino di Chiappe, ma vabbè, quarto mese, benvenuto. No, non eravamo moltissimi ieri, Basgio, non eravamo moltissimi, infatti ti dico, nonostante una campagna anche abbastanza pesante, no, che abbiamo fatto su, su video YouTube, eccetera, eccetera, quindi... Però non posso certo fare una colpa a chi c'era, ecco. Così come non posso neanche fare una colpa a chi non c'era. Devo invece in maniera molto pragmatica evidentemente pormi delle domande sul format, che ripeto, probabilmente è un format superato, ci siamo rinnovati tanto, ma i tempi cambiano, i tempi cambiano. Vabbè, ma YouTube comunque genera meno, che fa meno specchi in live. No, non è vero Papobull. Lunedì abbiamo fatto live di team building su YouTube e avevamo più spettatori della PTC ieri. Quindi è il format. È il format, evidentemente. Dispiace, ma sti cazzi. Ma non volevo parlare di questo, non è una live di piangina. Anzi, voglio, cari amici, dottore, lei ha già donato 30 abbonamenti ieri su YouTube, peraltro. Dottore, non si ferma. Dottore, non si ferma. Non ti... Stop at nothing, il dottore. Chris, grazie mille. Io mi voglio sparare una level up di quelle nuove uscite, le SUR. Sono uscite tre. Una, due, vedete, SUR. Motivo per il quale c'è la 3x2. Ciao Chris. Mi voglio sparare una level up che oggi non ho bisogno, sia per tryhardare ora, sia per guidare stasera, perché farò tardi, tornerò a casa molto tardi, quindi devo essere bello sveglio, perché lo studio radiofonico è in un'altra città, quindi mi sparo, proviamo insieme la Blue Crush. C'ho l'acqua di ieri. Grazie mille Doc, grazie mille a tutti. Siamo già a livello 4 di Hype Train. Ciao Gino di Chioppe. Senti, più che punto esclamativo level up, fai punto esclamativo lev loop 3x2, che c'è la mega promo in atto. C'è la mega promo in atto.
Matto, grazie mille per i 5, grazie mille ragazzi, veramente di cuore. Grazie mille veramente di cuore. Allora, Blue Crush non sa di piedi, quindi... Ciao Beo e ciao Samubron, ciao a tutti. Grazie raga. Allora, il team che vi propongo stasera... Ci dovrei mettere l'acqua, probabilmente sì, con l'acqua... Ti propongo stasera, non voglio cambiare perché voglio fare una live di tryharding. Non è uliveto, ragazzi, è acqua della cannella in una bottiglia di uliveto. O giochiamo ancora al team di Bona, molto aggressivo, molto forte. Oppure giochiamo Earthworm, col quale mi trovo molto bene. Non saprei. Che dite? Proviamo sta Blue Crush, va? Decidete pure voi. Earthworm, ho capito, vabbè. Verbe, Ort, Gabibbo, vabbè, ok. Scusate se c'è stato anche per un solo istante un po' di medio dubbio. Team di Bona, no, che non sono le 10, ok. Allora, Sur sta per amaro, secco. Questi sono gusti tradizionali ma meno dolci. E io godo fortissimo. Aspro, infatti. Cosa vi ho sempre detto io di Level Up? Che alcuni gusti non mi piacevano perché erano troppo dolci. Questi sono aspri. Infatti a me piace il triplo green. Clamoroso. Ciao Chris! Quanto è Harry Potter? Partiamo. Sour. Sì, lo so, mio. Me le amo Sur. Andiamo. $128. Siamo a fine mese, quindi conta veramente, Vediamo, questo è Gabibbo. Quella Cyclades, carissimo amico mio. Vai, giochiamoci la versione originale di Kutesh, va? Cazzo buono. Un dondoso finto. Si parte. Un dondoso finto, si parte. Dovrò anche fare punticini, sarappone. Se non si va a mondiali. Bravo Doc, prova il giveaway. Io qui o parto. King Lugaridos. Drago Earthworm. Ciao Fra Pappino. Buon pomeriggio Ricard, buon pomeriggio a tutti ragazzi.
patata, ma quindi vai a Columbus. L'intenzione ci sarebbe. Però, tra il dire e il fare, c'è di mezzo Dragonite verde e non si può vedere. Plan, 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 plan. Pardo, ma sabato a Livorno è tutto confermato? Assolutamente sì, ragazzi. Sabato facciamo questo Locals amichevole senza CP, perché si possono fare dal 1° maggio. Noi vi stra-aspettiamo, cari amici. Anzi, ci sono ancora posti. Questo è l'Event Bride. Iscrivetevi. Vediamo se peschiamo il film. Però hanno rotto il cazzo. Questa è la ritroccia, porca troia. Perché io ho dietro Dragonite e Gyarados ora. Ci hanno veramente rotto il cazzo, ragazzi, eh. Vai su Frappappino, vai su Pokémon.com, cerca gli eventi vicino a te tramite Cap. Io qui shed tailo subito. Cioè, Levito Roccia Tinglu, ragazzi, è una roba che ci può anche stare, perché c'è tanti Switch e tanti Pokémon deboli roccia che switchano da Arcanine a Gyarados a Dragonite a Xianpao. Però che cazzo. Devo mettere gli spinner nel team. Questo dondoso pure mi faccia Yon, quindi faccio subito Shed invece di far Body Press. Ciao Concia! Ti ringrazio, grazie mille veramente. Ci si prende le Pointed Stones o no? Sì, anche se si entra con Shed. Questa è una bella merda. Lasciatemelo dire. Però Yon. Vabbè. Axel, perché non riesco, dovrei clonare, ragazzi. Poi comunque YouTube verrà profondamente rinnovato. YouTube verrà profondamente rinnovato. Serve giusto per rompere il multi. Cioè, a saperlo, uno il primo turno con Gyarados fa taunt. Una maratona parte per accordo dei fondi per il Nike. Sì, vorremmo fare una. Volevamo già fare una maratona. Ma a questo punto, già che c'è l'obiettivo Nike, si potrebbe fare con un obiettivo, certo. Sì, si potrebbe. Ma Maux, non ti do torto nel senso che non è immediato, però non è neanche fatto malissimo, se devo essere proprio onesto fino a fondo il sito.
Qui mi devi andare su Dragonite, se no il sub chi me lo toglie? Gesù bambino. Questo è a più uno, Purtroppo, ragazzi, Levito Roccia più Yon a saperlo, lista chiusa, ti t'ammazza. E sono Yon che a noi ci batte niente, perché siamo un Loom. Non ci batte niente. Bravo Black Live. Ragazzi, regalatevi la possibilità di vincere un gioco su Instant Gaming. Punto esclamativo giveaway. Non ho anche ne visto che io ci compro abbastanza spesso su Instant Gaming. Non ho visto questo mese pressoché ricariche. Jedi Survivor mi sa che lo piglio lì. Lui c'ha Protect. Oh, te puoi anche rimanere parrato, dondoso. Se no Wave Crash fa comunque male, a meno uno, ma... comunque ci fa male. Ciao Antoine. No, difesa ferrosa no, raga, perché questo mi fa... questo mi fa Yon. Sì, è ancora quello Antoine, perché oltre che essere molto divertente è molto forte. E allora noi uniamo le due cose. Buono. Ma è un scarada Nick bro, fa fatica perché, caro amico, c'è Fluttermane. C'è Bundle. E tante cose, capito? È vero Rebel King. Ci abbiamo visto lungo, poi non gli abbiamo dato fiducia, ma... io qui sto sculando, ovviamente. È inutile dire il contrario. Ma ho voluto mettere la para invece di fare taunt, perché tanto quel dondoso, per quello che devo fare, deve stare parcheggiato lì tanti turni. Però tu capisci, Destroyer, che se mi fa Yon, se io faccio Iron Defense, se mi fa Yon, che guadagno? Se poi devo fare Shed, lo faccio subito, che in quello spot è ottimo per parcheggiare Tinglu. Se lui mi rientra col suo Tinglu, così che lo doppio, cosa che è successa, oppure se mi mette Shiyu. Qui sperando che non sia più speed.
Yes! Mamma mia, come te l'ho presa! Noi siamo a più 1, ma è come se fossimo a più 0, perché lui c'ha... Lui qui ha... Unaware. Non penso prenda la terza para di fila. Quindi non credo si può fare. E Q. Ed Extreme Speed. Bresaola è unstoppable in quest'aprile. Grazie mille, ragazzi. Grazie mille. Io però vorrei tanti nuovi abbonati livello 1, Prime, persone che si sono appassionate al nostro modo di fare content. Grazie mille comunque Bresaola, grazie mille Dottore, grazie mille Matt, grazie mille a tutti. Qui questo Flutterbane si prende terremoto single target di CB Tinglu, ergo salutiamolo. Ciao Jangjang. Ma bene, bene, non è andato male. Potremmo andare molto meglio. Siuski? Lo zio Giovannone era Arar. Che ci tiene a supportarci tantissimo. Andando addirittura a livello 2. Winton, 5 anche da parte sua. Grazie mille, raga. Ci avete riportato sopra 1007. Grazie mille veramente di cuore. Questa partita, ragazzi, era nata sotto una luna storta, ma l'abbiamo rimessa in piedi con due para importanti, ma posso dirlo anche con tante belle read da parte nostra. Cosa ne pensi dei Bucks limitati 4-1 dagli Heat? Che i playoff si dimostrano ancora una volta altra cosa rispetto alla regular season. Secondo me questi playoff ci regaleranno delle belle sorprese. Comunque qui abbiamo ovviamente vinto. Matematico. Ma terremoto se va in single target fa più male. È il contrario, Axer. Se non va in single target fa meno male. Sono ridotte al 70% le mosse. Capito? Azz, qui il dottore addirittura propone il VIP a Bresaola, qui, insomma. Vaglieremo. Vaglieremo questa proposta del dottor Starz. Gheddos se la dorme. E qui la cosa bella è che noi loccati su terremoto con CB Tinglu comunque andiamo a prendere Dragonite perché è diventato normale. 75, ho detto 70, mi sono sbagliato. 75, ragazzi, 75. Quindi poi quando lo fai single target senza un Pokémon accanto a te e con un solo Pokémon davanti, ritorna a 100 di potenza. Altrimenti è una mossa da 75 su un bersaglio, sull'altro bersaglio, sull'altro bersaglio. Buono, buona la prima. Buona la prema. E contro uno che non era altissimo, che non era bassissimo. 105, come la radio. Guarda bello, 70-50-20. Abbiamo un bel rate. Abbiamo decisamente un bel rate. Sì, King, secondo me gli Oaks escono. Oh, King, che ti vedo tanto interessato al basket. Sabato, alle 13.45, sul canale Ital Basket, facciamo una diretta... di mia iniziativa, però è stata un'idea mia, di perseguire il sorteggio dell'Italia alle Olimpiadi, perché c'è la possibilità che l'Italia finisca anche nel girone del Giappone. E in tal caso io devo passare tutto agosto in Giappone praticamente. Quindi sabato la mattina alle 10:30 local a Livorno, poi torno a casa, faccio la diretta e poi torno per stare con i ragazzi che vengono al local. Arca, Delibird e compagnia. Ok. Questo è quasi il team di Miraglia, ma molto diverso. Ciao Giacomo, grazie mille per il supporto. Grazie mille. Mi fa molto piacere.
Grazie mille, molto piacere quello che mi hai detto. Allora, in realtà qui Delibird Among Us, come potete vedere dalla conformazione del nostro team, ci purghicchiano un po'. Bel colore la felpa, è quella degli Shadows, raga. Peraltro abbiamo risolto il problema, eh. Cioè, hanno risolto il problema di... per quanto riguarda la modifica dei prezzi su Shipping Dog, quindi riusciremo... Però devo fare una tera maremma ladra, cosa che volevo evitare. Sì, è sul canale Ital Basket, certamente. Canale Ital Basket. Si parte. Boys, permettetemi anche di dare spazio a uno dei nostri sponsor che ci ha preso per la mano ormai più di un anno e mezzo fa e ci sta accompagnando, ossia Level Up, per ricordarvi che in questi giorni c'è ancora la possibilità di poter andare su Level Up e con il codice sconto Pardini2 farsi man bassa di prodotti, prendendone 3 e pagandone 2. Peraltro sono uscite queste nuove sour, che per chi ama i gusti aspri sono il top. Ora poi mi provo anche per gli altri. Allora, lui parte come noi insomma immaginavamo partisse. Nessunissima sorpresa. Ciao Crottone. Grazie mille Crotos. Vediamo Yanjand, vediamo. Pardon, ma Aurora Veil si è usato prima che finisca la neve, l'effetto finisce lo stesso. No. Se tu fai Aurora Veil l'ultimo turno di neve, dura quanto deve durare, anche quando la neve non c'è più. Signori, qui chiaramente noi siamo sotto la spada di Damocle, appunto. Considerate che ci ho fatto body press, eh? E per noi fare body press prima di Aurora Veil voleva dire portare quel cosino a morire. Ora non gli faremo più un cazzo. Cioè lui aveva perso già bundle. E io questo turno avrei fatto shed, perché lui avrebbe perso bundle. Partita finita, turno 1 per 10% di freeze nella slot giusta. Respirone. Ciao Gabertz. Beh, no, non vale, ma ti dà la stessa reward, che è comunque quella di entrare nel gruppo Telegram e nel server Discord. Però la pubblicità chiaramente sono
famiglie diverse, la vedi qua su Twitch, chiaramente se sei abbonato su YouTube sono due aziende diverse. Ciao Garpez. Vabbè ragazzi, purtroppo è una partita che ci viene rubata. Avevamo lidato giusto, terato giusto, plannato giusto. Non ci fai niente. Considerate che non muore neanche di Sacher lui, perché è sotto Aurora. E crit, perché così si taglia anche la testa al toro del 20% di potersi scongelare. Io non ho niente da aggiungere, vostro onore. Sì, lui è Specs, ragazzi. Vabbè, questa è, raga. Ai fini però di un miglioramento personale, la lead era giusta, perché era terremoto, body press, giù bundle col secondo terremoto, lui perde la possibilità di poter fare danni e la tera. E poi ho un late game con peraltro l'Ortworm che facendo terremoti è ancora al 70% più bacca, e mi posso poi serenamente andare a fare tagliacoda, a metterla addosso magari a un Flutterman, non c'è un pow a seconda di come si sviluppa la situazione. Quindi vabbè, allora lui 49, un team che non lascia presagire ottimismo. Sì, me la segna dopo, Ste, me la segna dopo. Con grande gioia me la segna dopo. No, non mi piace. Qui succede qualcosa di strano, ragazzi. Non può non succedere qualcosa di strano. Self Ghost, Sneak, VP, una roba del genere. Mi succede sicuro qualcosa di strano.
Questo è un avoiding che ci comporta di prendere meno danni virtù di multiscale, ovviamente. Non saremo comunque morti, però ora saremmo al 25%, quindi ovviamente è stato un avoiding molto importante. 2,46. Lui ha perso Shiyu e noi abbiamo dietro il verme. Va benissimo. Sì, lui aveva paura di Extreme Speed, magari CB. Anche perché ha visto Shenpo nel team. Lui o ha crittato o è CB. E lui viene giù. Silve un bando, le... Aiutatemi, chi gli manca? Silve un bando, le... King Blue. Io fossi lui contro di noi, porterei ovviamente bundle, ma tutta la vita proprio. Lui ha bundle. Entra e mi fa freeze dry. E ti ingluppi gli outrage. Non mi piace. Bundle. Lui c'ha bundle, sono sicuro. Allora io ne devo fare due, vi torna? Però mi merita fare body press. Così dopo male male lo finisco di terremoto se lui mi fa idropompa su Ortwer. Lui deve proteggere perché mi deve prendere di Outrage Thing Glue. È pazzesco, ragazzi. La sua win condition era non rimanere confuso e prendere di Outrage Thing Glue. Il bersaglio di Outrage è casuale, ragazzi. Bene, adesso il nostro Ortworm è un Ortworm che muore da idropompa, perché non c'è più Thing Glue in campo. È pazzesco. Se di Outrage ci avesse preso Ortworm, non ci avrebbe fatto un cazzo perché era a meno uno. E ci saremmo recuperati di Citrus, ristando nuovamente
sopra la possibilità di prendere idropompa e reggerla. Niente, quindi si è messa bene. No, vabbè, raga, che vi devo fare? Noi non apparteniamo a quella categoria di giocatori che ha il culo. Perché l'abilità, forse. Cioè, il culo no. Il culo è impossibile. Cioè, lui ha preso il 30% e poi il 50% e ancora una volta il 30%. Cioè, va bene. Va bene, campione. I Pokémon giusti erano questi. Perché Tinglu è stato importante, perché Gyarados è stato importante, perché Ortorm è stato importante. Cioè, bastava veramente che lui, Cristo di Dio, con Outrage non azzeccasse per 4 turni di fila avversario, giusto? Sì, nell'ultimo mese c'è veramente una roba. Una sfiga un po' allucinante, sono d'accordo con voi. Vabbè. Vabbè. Cioè, Tinglu era ottimo per CU. Per abbassare danni speciali di Bundle, che ero sicuro ovviamente avrebbe fatto parte della partita. Ortworm era altrettanto ottimo per Sylveon, Bundle e Dragonite. E il suo Tinglu. Dragonite nostro, sfruttato bene. Cioè, proprio non. Non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare. Noi passiamo da una partita dove ci sculano di Bora turno 1 a una partita dove Outrage colpisce per 3 turni di fila, con tanto di Confusion, il bersaglio che gli serve per killare. Dice, ma allora se sai che Bundle protegge e fai un'altra cosa, non lo posso fare. L'unica era prendere e togliere Tinglu, buttare Gyarados, ma se lui fa idropompa e tolgo Tinglu, è lo stesso effetto di perderlo. Perché lo tolgo dal campo. Cioè, cazzo. Doveva passare sotto Confusion e azzeccare la slot. Allora. Qui farei la stessa cosa. Abbiamo fatto prima, sperando di non rimanere congelati. Hey Shane, I'm sorry. But it's difficult for me to translate simultaneously while I'm playing. State of mind, grazie, però chi cazzo lo sa che questo c'ha Outrage, capito? Questo è un bel 50 e 50 bambini. Perché se io faccio Terra Water. Sì, chiaro, terremoto lo sparo, però poi perdiamo Tinglu, eh. Perdiamo, scusate, Ciancoso. Sì, domani lo dio, Ortworm. Posso anche perdere in realtà, però se c'ha Bundle. O Enzo. Posso anche fare questo e mandare a morire Chien Pao. È una giocata da criminali, però voglio provare. È una sbagliata. Una giocata proprio sbagliatissima.
Prenderla abbiamo presa. Abbiamo decisamente presa. E questa parte con il Pao in campo, quindi fa male. Va bene, va bene. Bad language switch, raga. English. Yanjand. Madonna di Dio. Yes! I killed. I'm happy. Now let's enter with Earthworm. Thank you, Marvottolo. And now we are fucked. Thank you, Marvottolo. Thank you, Alan Bejiji. Thank you, Marvottolo, so much. Remember to do punto esclamativo question mark, no, attention mark, Discord, attention mark, Telegram. Freeze dry, pork, ma no. Attention, Mark. Of course. Why can I make another match without a drop in special defense, which for me means to be killed by Hydro Pump. Of course. 10%, 10% to perd the third match in a row for Axe. It's kinda perfect. Perfect, because right now, otherwise, the match was jokeable. Invece no, 9. No, impossible. Impossible not being Axe. I was saying to the god of everybody that maybe if the situation could change, I could be happy. Without the drop in special defense, this fucking worm was alive. And now I had Dazzling Gleam plus body press and I win. Ma ammazzati. No, è pazzesco! Ma è pazzesco! Terza partita di fi... No, ma ragazzi! Pardo, ti lamenti sempre. Io vorrei queste persone, va bene, che venissero qui al posto mio. Vorrei vederle reagire. Eravamo 104esimi. Bora, freeze, turno 1 su Earthworm, finita. Outrage a cazzo di cane che sembravano... pilotati o medroni. Drop in special defense.
10% su Earthworm. Quello che basta per far sì che doppia Bora kill. Andiamo avanti. Andiamo avanti. 273. Ma sì. Ma potrò rinascere Tarlao. Potrò rinascere Boschetto, Eric Rios. Questa categoria. Giocatori fortissimi, eh. Guardate bene, giocatori fortissimi. E però c'hanno la spennellatina. Le cuffie sotto carica perché si sono scaricate. Bene. Ciao amore. Tutto bene, tesoro? No, niente, perché mi stanno suonando come un tamburo. Ciao, Peppe! Colpa tua, amore. Fortunato in amore e sfortunato nel gioco. Colpa tua. Colpa tua. Comincia a scappare con il maestro cubano di yoga. Almeno vediamo se sculo, faccio qualcosa. Allora. Qui non mi trova nemmeno l'avversario. Sì, il matchmaking sta cercando un altro Iron Bundle. Hi Brutus. Yeah, I used to organize coaching sessions. Maybe in May I'm gonna start again. Where do you come from, Brutus? Oh, comunque un bordello di stranieri, ragazzi. Pazzesco. Qui non ci vuole trovare nessuno, ragazzi. Bene. No problem. È il momento di ricordarvi allora della tarla, ragazzi. Come potete vedere, qui i posti stanno andando via. Anzi, sono da aggiornare perché abbiamo avuto 2 iscrizioni ieri, quindi veloci. Scherzi a parte, venite a trovarci. Regalatevi una esperienza di non ho visto il rating del nostro avversario e non lo voglio sapere. Ok, Bundle è tornato. Cioè, ora abbiamo preso più Bundle che Flutter oggi, in un team che soffre Bundle. Just uno. Stava cercando lo bundle. Il bundle della matassa. E l'ha trovato. Allora. Ciao Pozze. Come stai Pozze? Il bundle è in offerta oggi. Bad Dodgeball. Questa è una battuta degna di XL, eh. Io te lo dico, ma... Thank you, Pippo Cenci. Olè. Si ricomincia. Repart la sfida. Allora.
Corri, Shinik. Devi orre. Ciao Certosa, low kick. No, vabbè ragazzi, però non si può. Non si può giocare così. Non si può già così. Pippi, mi conosci da anni. Certo che ha senso lo kick. Averlo trovato. Vabbè, no, ragazzi. Lasciatemi una partita normale. Una. Contattami on Telegram, Brutus. Non ce la faccio. Anzi, non ce la faccio. Come faccio io adesso? Me lo dite? Qualcuno lo dice. Ciao Budello. E ora lui mi killa di Fleblitz, cosa che non avrebbe fatto. Io avrei potuto tirare frana, fare 25% di danno arca, importantissimo perché me lo porta in range di Terablast, e magari prendere anche un 30% di flinching su Amongu. No! E invece no. No, ragazzi, no! Non ce la faccio. Cioè... Pippi, te che sei una persona molto equilibrata. Sono io che vedo tutto nero. Pippi. Pissimo, di te mi fido. Lo bevo, Isma. Ma non mi dire. Perché ha killato questo Flare Blitz? Proprio quella frana di cui magari c'era bisogno senza prendere il crit di dopo. Ha perso anche questa, ragazzi. Fammi bere, Isma.
Sto stronzo sarà CP. E ora mi spacca. Ciao Estezu, grazie mille del 37. Ciao Prismatico, grazie ragazzi. Ecco, io faccio i crit di Terablast su Among Us. Ragazzi, non è vero che io non sculo. Il crit che mi servirebbe ora. Io l'ho fatto su Among Us. Quarta partita di fila dove veniamo derubati. Ma quarta di fila. E in questo meta non è un meta dove generalmente una sculata ti segna definitivamente. Il fatto è che, chiaro, se mi arriva il freeze su Earthworm, il drop su Earthworm, il crit su Tinglu, che quindi poi è lì inagibile. Ciao Checco. E l'outrage telecomandato sotto Confusion. Cioè, io sono una persona molto razionale. Mi piace la scienza, mi piace la fantascienza. Leggo. Ma che cazzo lo dica a fare? Tanto, cioè, ero 104esimo, raga. Comunque il meta è cambiato. Si trova solo Bundle Flutter MCU. È tornato Series 2 Oriented. Ciao Checco. E questo team soffre tantissimo Flutter Bundle. Noi stiamo trovando solo Bundle. È il sesto Bundle di fila. No, Edkin, non riesco a giocare oggi. Cioè, proprio una roba. Bora di. Bora Bundle Freeze. Crit di idropompa su Tinglu. Drop di Shadow Ball su Earthworm. Outrage da Confusion che colpisce quelli giusti. Cioè, Tinglu così, Earthworm che ha preso 45 da idropompa. La volta dopo prende il KO. Cioè, proprio. È così. Se sei arrivato ora, la live fino adesso è stata questa. Ho vinto la prima. Ero 104esimo, 105esimo. Poi no. Cioè, non. No, Checco, figurati, colpa tua, ehi. Veramente ingiocabile. Questa poi nello specifico è proprio brutta. Comunque noi non ci scomponiamo. Lo sappiamo che è la best of one. Ad esempio, partita di prima, a sapere che lui c'aveva lo kick, si gestiva diversa. Quella di Outrage, a sapere che è Outrage, la si gestiva in momenti diversi. Però è proprio come dire, la concatenazione di eventi che mi sconvolge. Cioè, cazzo. Cioè, stamani mattina apro live su multiplayer, Butt Spot mattutino, Flutter main fascino, Tinglu, Levito roccia, tutto nello stesso team. Turno 2, Flutter main dopo aver fatto fascino, prende e fa mal comune. Torna pieno. Cioè, cosa gli racconti? Che cazzo gli racconti?
ripeto, se mi plotta nel viso, fa bene. Cioè lui mi sta davvero diventando still. Dinanzi un EQ, senza coprire con Will o Wisp. Per farmi make it train. Lui a cui avrebbe senso se ne andasse. Perché Sacher qui lo saprà che Sacher parte prima di Brave Bird. Lo tratto come un... Vabbè, se ha Quickguard lo accetto perché è una tech che non posso dare per certa. E allora, è chiaro. Persa anche questa. Da qui card. No, ma qui che non c'è da esorcizzare. C'è insomma solo da sperare che le cose tornino un po' normali. Allora, giù Talon. Secondo me non è neanche una grande giocata quella di fa qui card qua, perché rischi di perdere Talon. Però l'ha vista così lui. Direi più Flutter. Che lui entra di bundle. Lui se c'ha CU per ultimo, noi abbiamo perso, eh. Ed, ma non sono che se io lo pusho diventa, capito? E io quante robe devo pushare, amico mio? Niente, devo fare questa giocata sperando che il suo ultimo non sia CU. Perché se è CU, io c'ho bundle e ho perso. Che lui qui mi fa Icy Wind, Make It Rain. Con possibilità, peraltro, che noi neanche lo si regga. Perché è vero, a meno 2, però diventa single target e a terra. Però Flutter evita. Quindi sculiamo e neanche poco. Culiamo qui e neanche poco. Ok, avremo vinto lo stesso. Però così. Ma pronto il team per Malmo. Intanto devo preoccuparmi di arrivarci a Malmo. Che non è facile. Sarà una trasferta veramente complicata. Anche perché, volete ridere? 19 maggio. Giorno della partenza. Sciopero degli aeroporti. In Italia. Quindi dopo essere tornati in Flixbus da poco. E essere dovuti partire un giorno prima per andare a Utrecht. E la cancellazione del volo il giorno prima degli europei. Ho appreso. Magnum cum gaudio,
che il giorno esatto della partenza per Malmo c'è lo sciopero. Gli aeroporti in Italia. No, io questa stagione, ragazzi, è una stagione maledetta. Io non ho mai avuto una stagione così. E non lo dico per mettere le mani avanti qualora non dovessi qualificarmi, è sotto gli occhi di tutti. Io una stagione maledetta così, 129esimo a Bochum, cioè una roba del genere. Io comunque lottiamo con le unghie e con i denti, quello sempre. Allora, il primo avversario senza Iron Bundle di oggi. Ciao Moghe, grazie il setti. Mo. Grazie mille, ragazzi. Sì, Guadigno, ma cioè, quello è stato un freeze importanterrimo per vincere un game. Cioè, ma Bundle è buono ora, Pippi. Lo volevo, Shiyun lead io. Maledetto. Mamma. Che forse si regge anche. Ciao Sleepax, grazie raga. Lui leva. Per far posto, eh? Gyarados. Se avessi fatto taglia coda era GG stretta di mano, però effettivamente rischiavamo onda calda. Vabbè, turno da pseudo 0-0. Dobbiamo togliere Tinglu. Però Spiky Shield mi prendo garantito al limone. Mi prendo Power Gem. Proviamo. Magari fa Mortal Spin. Era erba? Mi sembra ottimo. Diventare deboli a Terra Blast. Giusto. Si immagina la Loom
sarà Taunt. Ma di sicuro. Perché non fare Taunt qui? Qui molto ben giocata da parte del nostro avversario. Se non rimaniamo parati è un ottimo turno anche per noi, eh. Versione Citrus, quindi Niastri e Sinispeed. Vabbè. Vostro onore, vabbè. Ciao QQ, è molto difficile. Posso alloccarmi su Moonblast, vi dico la verità. Lui potrebbe non avere Power Gem. Dazzlinglim non era sufficiente, raga. Attenzione. Questa la reggiamo, salvo crit, perché è un sub fatto con IPS. Arriva la para. Vabbè, niente. No, vabbè, ragazzi, non si può fare una partita normale. Come ho fatto a tirarci giù questo sub, scusa, di Energy Ball? Ok, stab, ma la difesa speciale è quella di Flutter. Qui chiaramente noi, come dire, aver ucciso barra portato al Sash questo Glimmora ci avrebbe permesso di poter giocare bene. E invece no. Scarf CU. Che fai? Te ne privi? Ciao Mary. Vabbè, ci si va per cose serie, dai. Non lo so, Lollo. Cioè, mi sembra un po' strano. Non so se è rollato alto State of Mind. Non... Comunque abbiamo vinto una partita difficilissima con tanto di sculata anche qua.
Un tanto di sculata anche qua. Ciao Gabri Fiore, ma la PTC la trovi sul canale YouTube principale? Devi andare invece che in video in trasmissioni live, penso. Fammi vedere un po'. Dal vivo. Eccola qui. Allora, seconda vittoria. Guarda, te la linko la puntata della PTC. Che chiaramente non ritrovate sul canale dei ricaricamenti perché è andata live direttamente su YouTube. Eccola qui. Namo. Chi è? Tommy! Che utilizza il vecchio strumento della donazione. Ciao Pardo, come stai? Avrei una domanda per migliorare su questo gioco. Tu quando devi scegliere 4 per la lead, come ragioni? Grazie al cazzo, Tommy. Sì, Kimbrus, ma di quelli proveri. Devi cercare di individuare... Non ho visto il suo rate, raga. Devi cercare di individuare quelli che sono gli hot point, cioè i punti focali del matchup. Tipo qui. L'hot point qual è? La lead Lican Rocktighter. Non è una grande idea leadare di Gyarados, perché se lido di Gyarados prendo la doppia frana a Rotom, a Freeze Dry e a King Gambit. Quindi Gyarados in lead non lo mettiamo, né probabilmente proprio lo portiamo. Allora, molto probabilmente noi qui vogliamo leadare di Team Glue più Artwork, che comunque vanno bene un po' con tutti. Abbiamo Body Press, abbiamo Iron Defense. Se vuol fare Freeze Dry o Rotom, comunque l'abilità di Team Glue un po' ci protegge e ci va bene. Flutterme, buono contro Roto, buono contro Bundle, che ci rompe il cazzo a Ortworm e Team Glue, quindi probabilmente lo potremo portare. Ma dietro Chien Pao, la Sash viene rotta dalla Sand, non abbiamo Sacred, quindi contro Bundle e King Gambit è 1-0 per mancanza di alternative. Infatti non abbiamo per niente un cazzo di buon matchup contro lui, portiamo Dragonite. Lui fa una roba mista. Lui è 400esimo. In teoria dovrebbe sapere che un body press ben assestato va lo scofa, però lo saprà. Ma io vado di Rockslide ad ogni modo. Non mi sa che shettailo subito. Hai capito, Tommy, più o meno come ragiona? Non è chiaramente una cosa che ragioni così. Vabbè, lui dinanzi Team Glue Body Press, se non fa terra volante perdo la testa. Che è ottimo, perché si prende Franci B, forse, perché insomma, in questi tempi non è neanche scontato che entri. E poi soprattutto cosa succede se non ci flincia, magari prova anche Frana. Willow Wisp, ottimo. Ecco perché fare Iron Defense non serve. Ora noi abbiamo Shedtail dentro Flutter. Oddio. Shedtail dentro Dragonite.
Lui è diventato teravolante, quindi... Mi si rompe multischeda Sand, ma... Non penso comunque di riuscire a posporre l'ingresso di Dragonite di più di 5 turni, quindi comunque lui entrerà... Ho preso un flinch. A sapere dei flinch era bello flat. Perché comunque io ora se Terra Blasto non... danzo. Quel Rotom non lo healo, quindi fammi danzare. Tanto lui non mi può whispare. E poi male male c'ho la Lump. Questa con Tinglu accanto. Crit. Ragazzi, non si riesce a fare una partita normale. È entrato Bundle. Era un tantinellino importante, ma proprio un gocciolino, eh. Un gocciolino mantenere il sub. Ora, poi abbiamo preso il secondo flinch di fila, quindi per l'amor del cielo, però... Io... dico niente. Qui lui ha già atterrato, siamo in un buono spot, perché comunque abbiamo preso il flinching. Fa ridere sta cosa. Fa ridere. No, Robert, ma... Chiaro, il ragionamento cambia perché abbiamo preso il flinching, ma... Se non avessi preso il flinching... Ciao, Maurone. Protect? No. Qui Frana, single target, fa un ottimo lavoro. Citrus? No. Qui fortuna che abbiamo flinchato due volte, ragazzi. Ciao, zio Max. Grazie mille, Max. È così che funziona, eh. È così che funziona, Max. Cosa credi? Qui scelgo di andare da Extreme Speed. Perché mi fa comodo. Anche solo per non flinchare. Crit su Tinglu, meno male. E flinching del nostro Tinglu. Ci sta. Abbiamo flinchato anche noi. Poi volevo fare la Hizuku e Rotom perché... Voglio a tutti i costi... ammazzare Titar, che però non è a V. A me qui basta non flinciare e rompere il Sash a quel Lycanroc. Lui ora finisce la Sanda. Io entro di Flutter Mane.
Bom. Qui aiutati dal controbilanciamento dei flicci. Bene. Ciao Luigi Cage, ma è la gara fra 2 settimane. Ari Bundle, questo è il proposito di team che noi si soffre, eh? Ari Bundle. Urshifu Arantic, non voglio rivedere tornare Urshifu. Ciao Carlotta, grazie dei 3 e del quasi hype train. Grazie mille ragazzi. Ciao Mikleg, buonasera, buonasera. Mik, hai visto il gruppo della Team Acqua Research Lab di luglio? Sta crescendo bene, eh? Girina, io sto dando tutto per cercare di qualificarmi, però... E neanche Regele, sono d'accordo, però, insomma... Non dipende solo da me. Dipende anche, ma non solo da me. Anche, ma non solo. Sì, Ferroton, chiaro, se dovesse tornare sarebbe un fattore enorme. Fra, quindi niente Malmo. Ma ad oggi è più no che sì, perché non riesco a organizzare la trasferta. Però ci proverò, perché ci devo andare. No, tanto questa stagione, ragazzi, è una stagione veramente maledetta. È brutto da dire, ma... gli è così. Grazie Mimi Chiuson. Hai lanciato il treno. Grazie. È vero, Shifu però sarebbe un bel KO su Dondoso. È vero, Ed. Buono. Ok, lui mi stinglua via. Però guarda, è una trade... crit inutile. È una trade che posso quasi accettare di buon grado se il danno di Terablast è godoso. Su Bundle. Perché non porto Cien Pao, accidenti alle mie orna? Però lui non muore di Extreme Speed. Ve lo dice Francillo Pardini. Oddio. Molto semplice il calcolo in realtà. Perché è esattamente la metà. Quei PS lì secondo me ci stanno doppi. Grazie Lollo. Grazie Orco James. E ci fermiamo lì.
Faccia Icy Wind perché così lo portiamo sotto Terablast. Drop. No. Cosa sta succedendo? Succedendo che va bene entrare di Gertrude qui. No, Necro. I suoi IPS rimanenti, secondo me, stavano nel, due volte nel danno che l'avevamo fatto. Quindi, poi magari dice, sai, la prima volta è rollata altissimo e poi dopo rolli bassissimo. Non sarebbe stata la prima volta, ma insomma. Succhiello, buono questo. Questo è proprio un turno a gratis. Ci piacciono i turni a gratis. Lollone, ci porta a livello 2, grazie. Dategli una mano, povero Lollo, ma che è? Fa tutto da solo. Bella. Mario. Questo Flutterwing mi sta sotto Sucker Punch, quindi è inutile. Usiamolo come sponge in un turno dove devo rompere Sash e fare speed control con Bulldoze. Siamo molto attenti a questo Extreme Speed, eh? Benissimo, bravo lui. Un po' rischi. Un po' rischi. Ora siamo veramente fottuti, ma questo è un altro paio di maniche. Anzi, diciamo che abbiamo proprio perso. Fare Thunder Wave lo parrava, ma non gli rompeva la sash. Quindi, signori, lui ora con Extreme Speed High Spinner tutto nella slot di Dragonite non perde niente. Lui però decide di fare la giocata sbagliata. Dice, come posso perdere questa partita? Andando doppio su un Gyarados che se ha una bacca regge, nel mentre che il suo Dragonite mi spacca. Sì, penso che farò proprio così. Perso. Cioè, lì non vedere che fare Extreme Speed Ice Spinner tutto sul mio Dragonite è sempre win condition, mi dà proprio fastidio. Ciao Veterax. Anch'io ero convinto di vincere perché avevamo lidato bene, giocato bene, però ha fatto quella Protect su Chien Pao che in virtù del turno finale che ha fatto mi sa molto di giocata casual, però tanto l'effetto poi alla fine è stato lo stesso. E poi lui lì doveva già fare Extreme Speed Ice Spinner, va bene? Però vabbè, lasciamo aperte.
ha misplayato, però è la misplay che nella situazione in essere è quello che serviva per... Ciao Sadiovic, ma si punta sempre al numero uno. Poi però, chiaro, bisogna anche essere bravi, fortunati. 6-2-2. No, no, ma... Se c'ho la baccona, Simo lì, cioè... Ma Pippi, scusami, Extreme Speed High Spinner, come perde? Domanda. Lo dico io, mai. E l'Icaroc falso, sì. Qui è bellino Earthworms. Proviamo a lidarci, però... Mentre se fa quella giocata lì, Pippi, e io ho una bacca, anche Citrus, perché c'è un power a meno uno, forse ti sfugge, se hai perso quello. Cioè, allora perde. Cioè. Ciao Disma. Grazie mille, mi fa veramente molto piacere che si riesca a coinvolgerti. China, ma vieni sabato! Questo che vuoi fa? Eh? Che vuoi fa? Ma come fai? Cioè, cazzo, ma Extreme Speed più High Spinner? Non lo reggi mai, Dragonite, da volante. Porca vacca. Ecco perché ti dico, se ha fatto le giocate, non c'è niente di male a dirlo. Non è per sminuirlo, però... Ha sbagliato. Ma per noi era una situazione un po' brutta comunque, ecco. Ma perché quando c'è bundle flutter, bundle in generale, questo team parte sotto. Fateci caso. Lui è l'iForb? Olè. E lui è CB. Benissimo. Cioè, capite? Cosa devo dire io, ragazzi? Ditemi cosa devo dire. Abbiamo trovato Tainata e quello Hick. Che ci può stare? CB e c'è un Paul Eiffel. Signori. Come fai a puntare la prima posizione? E come fai? Ditemelo voi, io sono qui tutto orecchie. Ragazzi. No, non sono adattamenti ad Earthworm, ragazzi, no, no. Sono veramente casualità, tesoro. Fa ridere, ma non so. Detona, farlo anche te, non è una cosa che funziona sul lungo periodo. Sono proprio casualità che si trovi esatto, cioè... Se io vado in giro con Tyranitar, Band un low kick, probabile che trovi... Cioè... Non...
Non serve, ti dico la verità. Era ottimo artwork qui, eh. Cioè, ma... Quindi dobbiamo sperare che Gyarados rimanga parato, però ormai la partita è già andata per ovvi motivi, turno 1. Ale. Lui rientra con Tyranitar. Cosa gli racconto io? Ma no, schippante, ma sta andando anche bene. Abbiamo fatto una streak di sconfitte, una streak di vittorie. È che c'è proprio solo delle robe, queste non... che non hanno né capo né coda. E che te pareva? Figuriamoci. E vi garantisco che quel Tyranitar è CB, eh? Perché non fai di low kick la kill su Earthworm, anche solo con Cien Pao. Che Earthworm ha tantissima di difesa e lo kick non è stab. Quindi abbiamo provato proprio Tyranitar e CB con accanto Cien Pao, che Life Orb Adamant tira giù in glue. Siamo proprio a livelli. Ciao Memcock. Ci stiamo pensando. Vabbè, prendiamo così per... Grazie, Disma. Raga, stasera sono dalle 21.30 alle 23.30... ospite una trasmissione radiofonica, una radio qui toscana. Se avete voglia, Ruzok, chi si ricorda? Ruzok. Ruzok, uno dei più famosi Gigi Pardo ero io. È Ruzok. Il più grande dei Gigi Pardo, oserei dire. Esatto. Il Gigi Pardo, ragazzi. Qualcuno racconti a Narcise la lore di Ruzok. Ciao Vincenzo!
E già si parte bene, eh? Eccolo lì! Lo stavo aspettando. E la retta sì, c'è Ting Lu, ragazzi. Io lo so, Ruzok no. Ciao Poison, grazie al 32. Impossibile colpire Bramaluna. E ci faceva comodo. Perché tipo ora moriva di Dazinglim. Ma vabbè. Io qui rischio tantissimo, lo so, a mettere Shen Pao, che gli aggiusto il meno uno in attacco per il KO di Acrobatics su Flutter, però c'è Bo Xian che mi dà una mano. Ma devo farlo perché quel Goldengo tanto secondo me è Scarf, quindi gli voglio far trovare parcheggiato lui. Peta, ragazzi. Vai, vai Ruzok. Vai Ruzok. Musichina che finisce, cioè perfetto, non è voluto. Attenzione, momento. Siamo vicini. Ma poter sconfiggere uno dei miei. Una delle mie più grandi bestemmiere. Attenzione. Qui c'è l'inghippo, ragazzi. C'è Ferro Paladin. Attenzione. Attenzione, ragazzi. GG Ruzok. Ero io. La rivincita più bella della storia del VGC. Che fave che siamo. Siamo un po' dei mentecatti, eh. Tutti, tutti voi, cioè, sì, dai, siamo un po' di...
Sì, sì. Siamo un po' dei mentecatti, ragazzi. Oh, guarda mamma come Soto. Non bene qui, eh. Che lui è un bando CU, non bene. Partiamo. Questa raga la vedo molto male. Se piglio anche danno. La vedo molto male. Ma noi ci proviamo. Guarda, ho battuto Ruzok. Oh, ma qui abbiamo un flip turn. Qui abbiamo un GG Pardero flip turn. Io queste cose me le aspetto da Ruzok. Sì, però Pippi, se rifaccio il stream speed entra in Didi. Preferisco fare sta roba comunque. Grazie Nexor. Thank you so much. Sono d'accordo con te. Lei è retromaccio, mi piace, la rivendo. Attenzione, eh. Non sarebbe mai morto comunque. Viene strispi di più. No, questo fa l'espansione, ragazzi. Però perde subito Arma Rouge, eh. E il bottone sul bundle. Ciao, José, sì, sì. Loom. Anch'io godo tantissimo quando killiamo questi robi.
quando non serve a niente. Bello dare 4-0 di... Bello dare 4-0 di lead a questi fenomeni da baraccone. Eh? È vero o no? È vero o no? Chi è con me? Ah, aspetta, gustiamocela. Aspetta, assicuriamoci di aver premuto bene terremoto. Sì, sai, siamo choice item. Terablast. Potrei fare anche Dragon Dance. Boh. Decimo mese, boh. Non lo so. Sì, facciamo Terablast. Ah, chi l'avrebbe mai detto? Cazzo, se soltanto avessi potuto immaginare che sarebbe andato a forfettare, avrei anche potuto scegliere più velocemente le mosse. Godo. Allora, an opposing training have been found. 130. Non bello lui. Pam 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 para pam 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 para pam 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 para pam pam. Vado a fare la piscerella. Sì, spacca tutto. Bravo. Interessante. E le punte le ho messe al contrario. Pararara. Sì, Robert, mi sono impigrito. Sono cambiato, non so più quello di una volta. Ora mi arriva fulmine su Gyarados.
come mi dispiace. No, è vero. Ma va a cagare, ma va a cagare, ma va a cagare, gira drena, cagare, cagare, gira drena, cagare. Ma davvero? Cosa fai light screen? Devi fare il reflector. Reflecto. Reflecto. No, è Q. Ti tinglua. Vabbè che c'ha cibo scien. È vero, ho visto anche alle Leroy Merlin. D'accordo. Beh. Eccolo lì. Irbao. Irpoemumbao. Gigi. Bao Gigi. Ah, ma c'è la divizio lui. C'è lui, il suo mantra è dimezzare la sfida speciale. Cazzo, che strategia incredibile! Porca troia! Pazzesco! Vai, Bao! Grande Dani, sono un po' meteopatico, risultato patio, sì. Sgrinoz. Droppami la fava. Oh, cle. No. Mi sembra una bella cosa da dire. Però buono, è morto. Però è rimasto ferrato. È rimasto ferrato. C'è un'attenzione, perché se lui fa Terra Poison può serenamente vincere. Non sto scherzando con voi. Quindi noi ci loccheremo su Hex. Perché noi prevediamo quello che succede nel futuro. Noi queste cose le dobbiamo prevedere. Non le prevediamo. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Era volante. Sapete perché le prevedo? Sapete perché prevedo questo tipo di giocate? Lo sapete? Non lo sapete? Esatto, Gisses. Sono un pro player. Sono un pro player, Pokémon.
e oggi vi parlerò di Lich Seed. Facciamo attenzione, si rischia di perdere. Calma, sono un problema in Pokémon. La chiude Ortworm. Bene ragazzi. Perché ex non Shadow? Perché così con Thunder Wave scombi è, penso, l'unica partita nel quale, da quando giochiamo questo team, all'incirca su 60-70 partite, ci sia risultata utile. Pensate. Bom, raga, io mi fermo qua perché sono molto stanco e soprattutto perché stasera io sono ospite presso una radio qui toscana, fiorentina nello specifico. Devo prendere la macchinina e andare laggiù. E se vi fa piacere, noi siamo, c'è proprio una trasmissione, si chiama Boomer Young, perché si mette in contrapposizione argomenti giovanili con argomenti da boomer, a quanto pare. E io rappresento la core da, pensate un po' voi, io rappresento la core da, da giovani. E meravigliosa, 21:30, 23:30, quindi 2 ore proprio di trasmissione. Sono lì proprio in sede locale alla radio e io ve lo linko nel gruppo Telegram degli abbonati, perché è una frequenza che immagino chi sta fuori dalla Toscana può non sentire, ma ci sarà sicuramente un modo di poterla seguire online. E poi faccio anche la storia Instagram con sempre questo link, se vi interessa, così almeno sentite un po' come viene trattato l'argomento, come appunto mi confronto con determinate tematiche. Alle 21:30, 21:30, 23:30, è una cosa radiofonica, è bellina, dai, con la radio toscana, quindi vi sentite anche poi due spot locali, Autospurgo 90, oppure Viva la Fiorentina, perché la radio è la Fiorentina, cioè è una delle radio locali che stratifa la Fiorentina. Però stasera mi sembra giochi anche la Fiorentina, può essere. Bene, ragazzi, un bacetto, io vi aspetto comunque domani sicuro come il pane, 14 Zelda e 18 Baltesport. Un bacetto, ci vediamo dopo, ciao Ruzok.